Pa, guarda che siamo partiti. Intanto io già ho litigo con gli insetti. Buonasera a tutti. Vediamo che comincia ad arrivare Non la abbiamo calcolato il non disegno. abbiamo calcolato l'inizio. Guardate lì che silhouette che abbiamo. Già mi prendono in giro. Siamo già in diretta? Sì. Non scacciare le mosche che non ci Non abbiamo sono. calcolato le mosche. Vabbè, Buonasera a oh. tutti. Aspetta, con calma che Ah, stanno no. arrivando le notifiche. Entriamo. Oh, vedi, cominciano a entrare. Ditemi se si sente l'audio, date check. Qua stiamo litigando con moscerini, Zanzare. zanzare. Vabbè, il volto è noto, dobbiamo presentarlo, ma va, dai, basta. Tra l'altro, questa settimana ti sei divertito con il post che hai messo su. No, grazie a te, sono stato attaccato molto al telefono. Oh. Ci siamo, beh sì, ci siamo, aumentano. Bene, allora, come abbiamo da messo da grafica stasera? Che non ha mai fatto una roba del genere, no? No, no, no. Cioè, Allora, preparazione a una gara. sì, simuliamo cosa si fa per un agonista alla sera, arrivi a casa da lavoro o sei sul campo gara e ti devi preparare il materiale per pescare il giorno dopo. Ecco, e intanto Quindi mi dicevi prima che la tua inizio di preparazione sono i moscerini da i rosari, scongiurare. poi Sì, soprattutto. soprattutto perché arrivi da lavoro del sabato, sei stanco, devi bagnare tutto e diciamo che non è il momento più Bene, bello. allora partiamo. Poi Allora, ti prima cosa ricordi dove andiamo? dove andiamo Dove abbiamo domani? scritto? Domani siamo in provincia di Mantova, sul campo gara di Ostiglia, che da varie informazioni che abbiamo, è un campo gara che in questo periodo dell'anno sta dando diverse soddisfazioni già nelle prime gare o nelle prime pescate fatte da diversi pescatori. Domani siamo un po' di gente, sarà carino, Sì, divertente. ci sarò io e un po' di vari pescatori che provano il campo gara, visto che ci sarà a breve il campionato provinciale di Mantova e di Monza in 2 settimane in fila, e poi ci sarà anche lo stage femminile delle Esatto. donne nel tratto di Ostiglia Già 5. ci hanno mandato messaggi su Fishmania che chiedevano informazioni sulla pescosità, come pescare, quindi domani Domani vediamo che anche le sintonizzatevi. informazioni. Domani ti devi alzare presto. Sì, domani veramente facciamo una diretta, ci alziamo Beh, presto. sarebbe Sì, divertente. vabbè, Vai! diciamo come ci prepariamo alla gara. Prima Vai! cosa raccogliendo un po' di informazioni. Ecco, Quindi giusto. io Ostiglia non lo vedo almeno da 6 anni, quindi ho raccolto varie informazioni di amici di Mantova o di altri pescatori ambienti di lavoro che hanno pescato ultimamente e mi hanno indicato che in questo momento c'è un'ottima pescosità di brem intorno ai 70-80 grammi, 50 grammi. Poi ci sono i soliti qualche carasso, qualche pesce gatto, qualche brand d'Italia, però il pesce predominante sono delle brem di una taglia medio-piccola, diciamo. Da gara, insomma, una buona Poi taglia da gara. domani riusciremo probabilmente a usare un po' di fluido verde vasa, visto che in queste 2 gare è permesso, è Ok. un esca anche che non abbiamo mai trattato con Esatto, quindi Fishmania, lo quindi abbiamo vedremo. fatto magari indirizzato l'agonismo, ma più pescate. Esatto, Su esatto. posti, su fiumi o canali che già conosciamo. Domani Allora. facciamo una simulazione di gara, quindi Sì, perché come andiamo a provare in abbiamo anche un po' compagnia? di persone insieme, Sì, quindi dai. non saremo da soli. Aspetta che passa una moto. Moto, sì, Ok. è l'ambiente di casa, Esatto. cioè arriviamo, c'è strada, c'è un po' di casino. Vabbè, allora Allora, intanto intanto facciamo una abbiamo preparato un carrellata. po' di buffet. Mettiamo Ok. così. Bon, vista l'ora, pronti. Sì. Vai, allora. Ok. Allora, cosa abbiamo portato da preparare? Della pastura da brem nera, visto che io mi ricordo che in questo campo gara si è sempre buttata la pastura tendenzialmente colore nero scuro, e poi della terra dove andremo. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo quindi una pastura classica da brem. Adesso per una pescata di domani andiamo a bagnare 2 kg di pastura, Ok. quindi cominciamo, la parcheggiamo nel secchio. Non c'è bisogno di presentazione perché sono Sì, ormai dai, sono pasture lavandina è note. note. E poi andiamo a preparare un mix di terre mischiando della terra di riva chiara con una somma nera. Andremo a preparare un composto di 4 kg di terra, inserendo poi del collante per la terra. Questo collante si chiama Grey Lim, è un prodotto molto simile a una bentonite. La bentonite che c'è in diverse forme, chiara, bianca o marrone, che ha diverse Chiaro.
ha diverso potere elegante. Poi c'è anche questo prodotto, Grey Lim, è sempre un collante per la terra, per andare a modificare un po' la meccanica della terra. Dopo facciamo vedere come la bagniamo. Serve per inserirla nella terra e aiuta un po' anche la terra a lavorare. Ok. Quindi, oltre a farla legare un po' di più, riusciremo a fare anche un composto che si slega un po' più, in un modo più repentino sul fondo, in Ok. base alla bagnatura che andremo a Certo, preparare. certo, certo. Intanto ti arrivano complimenti, non te lo dico, poi ti monti la testa. No, 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 lascia Splendido pescatore, stare. ottimo tifolo milanista. Grande, Mila. Allora, no, non divaghiamo che siamo agitati. Praticamente quando arrivo a casa c'è da preparare il materiale per domani. Allora abbiamo detto, andiamo a affrontare una sezione di prova, quindi non esageriamo, bisogna avere tantissima roba, quindi prepariamo 2 kg di pastura, 4 kg di terra e poi faremo vedere come inserire il collante. Ok, vai. Adesso facciamo un po' di casino. Oh, là. Intanto, ma cosa c'hai nel prato qua? E zanzare. No, che non mi mangiano, però rompono le scatole sulle orecchie. Vedi quando, perché smadonno quando arrivo a casa. Adesso ho capito. Allora, andiamo a mettere la terra a un mastello, un recipiente più largo, così facciamo in fretta a bagnarla e a far fare pochi grumi. L'acqua, mi raccomando, inseriamola sempre poco per volta. Quindi andiamo a inserire un po' d'acqua e cominciamo a miscelare Fare la pasta. bordello, quindi urla se devi dire qualcosa. Bene. No, semplicemente io vado a inserire l'acqua poco per volta. Quindi piano piano, Piano acqua. piano. Voilà. Allora, adesso mi fermo. La pastura inizia a essere bagnata. Andiamo Ecco, a vediamo. far riposare i 2 kg di pastura, così assorbiranno lentamente l'acqua. Riposare quanto? Il Cacchio. tempo di preparare la terra, così la pastura comincia a assorbire un po' d'acqua. Facciamo questa operazione la sera, prima perché la mattina, se no, i tempi ristretti, devi fare anche un po' tutto veloce. Così Giusto. invece la mattina è già un prodotto bagnato e tutti gli ingredienti della pastura rimangono umidi Quindi. in modo omogeneo in tutto il prodotto. Sembra il Simone Ruggiati, invece che chef, che sai pesca anche lui, lo chef, no, non hai No, non lo preso. Beh, sapevo. che pari di far riposare, uguale, sei lo Sì, chef della perché pesca. poi non faccio cotto mangiato che assaggio. Vabbè, potresti anche farlo, No, eh. diciamo che adesso cominciano i periodi caldi, certe tipologie di pasture, anch'io le bagno la mattina, magari mi sveglio un po' prima, le bagno perché Si lasciarle a asciugano in caldo, si fretta. asciugano a fretta, magari può, anche il profumo non è più come appena bagnata. Adesso che la temperatura non è caldissima, dopo lasceremo la pastura, io la lascio dentro un mastello perché fortunatamente ho lo spazio in macchina. Per chi ha gli spazi ridotti basta mettere un secchio aperto così la pastura respira e non diventa umida nella parte sottostante. Allora, adesso lasciamo riposare la pastura. Come vedete, se io faccio già una palla comincia a prendere. Esatto. E adesso andiamo a preparare la terra. Allora, setaccio, Mischia, come sei professionale. uso un vaglio da circa 3-4 mm. Porca, si vede, ma che bravo sono stato. Vado già a preparare. Tanto guarda che stanno guardando e ti danno il voto adesso, se sei bravo o meno, eh. Ah, va bene. Metto i 4 kg di terra, tanto il setaccio è ampio, è veloce. Come ho detto prima, uso la terra di riva e una terra di somma. Poi il composto, visto che sono terre
colorate diventerà tutto omogeneo. Sì, esatto. Tutto omogeneo. Tutto omogeneo. Guantino. Cacchio il guantino. Non va. Ci roviniamo le mani. Nuovo, appena preso, eh. Non fate così, non dategli troppi commenti che dopo troppi commenti positivi che dopo fa gigioneggia troppo. Così togli bene tutti. Sì, tutte le parti grosse, così quando andiamo a bagnarla, anche qui cercheremo di dare la bagnatura in un modo omogeneo su tutto il prodotto. Ecco. Tutti i grumi, tutti togliamo il setaccio e adesso abbiamo la nostra terra, si vede Andre? Sì, guarda, vedi che la terra di riva è una parte un po' più grossa, la somma un po' più fine. Adesso andiamo, prima cosa diamo una smucinata. Andiamo a bagnarla con un vaporizzatore. Io vado in un modo anche abbastanza deciso. Punto. Diretto. Allora. Boom. Finito. Beh, molto semplice. Allora, varia un po' anche dal sacchetto che andiamo ad aprire, perché tante volte si trova qualche sacchetto un po' più umido, un po' più asciutto. Chiaro. Allora, io mi fermo già quando la terra comincia a fare questi pallini. Sì, sì. Allora, adesso cercherò, praticamente qual è il senso? Cerchiamo di preparare un composto non troppo bagnato, che visto che domani non sappiamo quanto l'acqua può andare, potremmo trovarci un'acqua un po' più veloce o un'acqua un po' più lenta, però prepariamo un prodotto che sul fondo cercherà di aprire un modo rapido. Quindi okay. Sta litigando con gli animali Andrea, io sto cercando di evitare. Adesso questa qua è una bagnatura che peccato che non possiate toccarla, però non è bagnatissima, è sull'asciutto. Si vede che fa i grumi, ma non è un composto molto bagnato, anche perché domani poi dovremmo andare a inserire il fuil. Ok. E poi magari ritoccheremo la bagnatura di questo prodotto man mano. Quando siamo là, giusto? Sì, al momento però. Allora, adesso prendiamo. E lo vedrete domani, quindi non potete prendiamo non un secchio, mancare. Un vaglio. Voilà, e via, un'altra smucinata. Intanto la terra ha preso completamente lo stesso colore. Riguantino. Tracche. Andiamo a setacciarla. Sì, adesso si vede molto bene che è tutta omogenea rispetto a prima. Adesso si fa un po' più fatica visto che la terra è un po' più umida. Ma prima vado a muovere la parte più fine, poi rimarranno quelli più grossi. Più grossi. Guarda che se va bene ti toccherà farlo tutte le pre-gare, dovremo fare la preparazione per tutti i campi gara.
voilà. Posto è sceso tutto, tanto la parte a scartare l'abbiamo tolta prima, e adesso andiamo a mettere il legante a terra, finita. Allora, quantitativo del legante, ecco, io uso più o meno questa regola di base, poi in base al campo gara, in base a dove si va, a velocità, ognuno la modifica a suo modo. Prendo una matriosca, questa è mezzo litro, non so se si vede. Vediamo, però vabbè, dai, ti diamo, sì, si vede mezzo, si vede. Ecco, dai. Mezzo litro. Si fidavano di te, dai. Quindi su 4 litri vado a inserire mezzo litro di collante. Sono diventato un po' più preciso del solito. Cavolo, veramente. Di solito andavo mezzo sacchetto, un quarto di sacchetto. Invece hai preparato i dosatori. Sì, sì, questa è la matriosca dosatore. Quindi vado ad aprire. Dobbiamo farla qua così non roviniamo il prato. Se no si legano le l'erba. Uso un dosatore anche perché il sacchetto è un chilo. Se andate a fare tutto il dosaggio è più di un litro. Certo. Andiamo a inserire il legante. È finissimo, tra l'altro. Sì, è un polveroso. E poi andiamo a miscelare un modo repentino col trapo. Andrea, ma adesso vado fuori, tutto. Ok. Allora, prima andiamo a girare piano pianino, adesso che quando è dentro ritorno lì. Magari fallo vedere adesso così. Bravo, fermati che... C'è una nuvoletta che... C'è una nuvoletta che spara su, vai ancora un po' e poi arrivo. Una miscelata rapida. Ok, adesso posso arrivare. Buono, sono andato a miscelare, praticamente sembra che il legante sia sparito. Esatto. Questa è una cosa comoda a farla il giorno antecedente alla gara, perché avremo tutta la nottata che il legante andrà a sciogliersi completamente nel nella nostro terra. Composto. Buona, la terra è pronta. Poi, una cosa che non ho detto. La pastura, domani andremo a inserire un po' di terra in pastura. Non prendo un altro sacchetto, semplicemente, visto che non faremo una sessione lunga, anche una gara da 3 ore, se non abbiamo un dosaggio alto di fuel, andrò a inserire 2 litri di questo composto dentro qua. Ok. Come prendiamo i 2 litri? Con la matriosca. Visto che siamo diventati un po' più precisi, andiamo proprio a prendere, domani mattina prenderemo 2 litri di terra, quindi 4 matriosche, e andrò a integrare la pastura già inumidita, già pronta all'utilizzo. Ok. Adesso andiamo, allora prima finiamo di preparare questo, prendiamo un secchio, guarda, col bel tappo, tac, vedete che si leva tutto, non rimane incastrato, voilà, praticamente tutto il composto, le tacche non ci sono, sono circa 4 litri e mezzo, 5 litri di terra. Esatto. Per la pescata di domani avremo 2 litri di terra, magari per una pescata da 3 ore ci vuole un pizzico in più di terra, però siamo su quei a livelli. Grandi linee dovrebbe bastare. Questa vado a coprirla e me la carico in macchina dopo, così mantiene la sua umidità e sei a posto. Finito. Adesso andiamo a guardare la pastura. Si è asciugata? Vuoi toccare, Andrea, per confermare che si è asciugata? Sì, sì, sì. Vuoi mangiare un pelino? Ma guarda, no, attendo dopo, magari. Dopo. Quando la inforni, per fare i biscotti. Allora, la pastura si è andata, ha assorbito l'acqua che abbiamo messo. Andiamo a inserire un po' d'acqua ancora, quasi come se dovessimo usare la pastura in quel momento. Quindi, trapano. Tac. Mi fermo prima di eccedere con l'acqua. Controlli, tasti. E direi che siamo a posto. Ok.
Adesso non li abbiamo contati, ma è una coppetta da Vabbè, Rubesen. possono rivedere il video, quindi se li Sì, contano magari. sono 250 ml d'acqua. Sì, Adesso abbiamo boh, messo. 4-5 forse, via. Sì, Boh, ad sì. Io occhio poi magari. Beh, non li conto, vado proprio rivedono il video, li d'attacco. contano precisi. Buona. Questa è già pronta, domani mattina andiamo a ritoccarla. Facciamo vedere il prodotto finito. E domani andremo prima cosa a controllare se la pastura è pronta o manca ancora un po' d'acqua. Andremo a inserire la terra e poi faremo tutti i nostri bravi E domani miscugli lo con la vedrete. terra. Semplice, Semplice, sì. Bravo, veloce, fatto. bravo. Ci abbiamo messo tanto. Matteo mi dice di assaggiare, ma sono a No, dieta, no, non no, no. posso. Bene, e adesso però? E adesso il lavoro che abbiamo fatto è prepararci per una pescata, come se fosse, abbiamo fatto tutto come se fosse Ok. una gara o una prova. Grazie a tutti gli amici che ci hanno dato il consiglio. Guarda lì che abbiamo già pronto. Abbiamo racimolato un po' di lenze, praticamente abbiamo preparato. Allora, è un campo gara che tendenzialmente mi hanno detto che adesso non va tantissimo l'acqua, però potremmo trovarla domani che va da 2-3 grammi. E poi in un secondo tempo si pesca anche con dei galleggianti più leggeri. Ok. Anzi, domani mattina ci dobbiamo ricordare di prendere sui galleggianti, perché so abbiamo questo, se no Sicuramente me lo rischiamo. ricorderò. Allora, cosa abbiamo preparato? Delle vele. Ah, tanto per chi volesse, sono arrivate le cheppie, visto che l'hanno chiesto adesso il messaggio. È già da una settimana o più, quindi. Abbiamo preparato un paio di vele da 4-6 grammi. E abbiamo preparato un elastico leggermente più grosso dell'1,3 ibrido per chi volesse questa informazione. Poi abbiamo preparato un paio di lenze da pescare poco appoggiati. Abbiamo fatto 0,75 Aspetta che non riesco a 1,5 mettere a fuoco. Sì, vabbè, dai, ce l'ho. 0,75, 1,5. 1,5. Poi frughiamo. Abbiamo preparato ancora un paio di vele. Logicamente, visto che dovevamo tirare mezz'oretta, non siamo qua a preparare le lezze, ma poi le facciamo vedere domani. Abbiamo fatto una vela da 2-3 grammi con due tipologie diverse. Praticamente questa è una vela molto in asse, tipo lavora, si riesce a capire bene la mangiata come se fosse quasi un Ok. galleggiante e si riesce a pescare sia una passata molto trattenuta a tenere ferma. Poi abbiamo sempre montato, io ho voluto montare questo modello, mi dà un po' più fiducia per andare a provare la prima volta il campo gara, che ha un attacco nella vela più alto, quindi mi aiuta a mettere la cima anche più in acqua, ha la stina più lunga e teniamo la vela ferma, sempre in asse, non è una vela per pescare strafermo, Ok. però tendenzialmente io le uso se l'acqua va da 3 grammi, questa qua riesco con un grammo in più a tenerla comunque bloccata. Ok, perfetto. E poi abbiamo preparato un'altra serie di galleggianti. Guarda qua che roba, oh. Prima di Si è rompere dato da tutto, fare, Marco. perché c'è il segreto, rimangono tutte le lenze a Bruno per la gara. Ah, Quindi ho già ecco. preparato, almeno dopo non mi chiederà più niente. Allora abbiamo preparato da mezzo grammo, quindi avremo mezzo grammo, un grammo e mezzo e due. Ho scelto due galleggianti leggermente diversi, vediamo se si vede Sì, Andre. se riesco. Simili ma diversi. Uno è un Visto, po' più cicciotto. sì, uno un po' più a pallina con una stina leggermente più grossa che mi permette di innescare, di pescare sia con i bigattini o col verde vase e con la stina un po' più portante, visto la dimensione un po' più grande, per pescare magari un po' più appoggiato. E poi ho scelto questa tipologia di galleggiante, un galleggiante leggermente più a punta per pescare le placchette che potrebbe aiutare a vedere la staranda. Una prova, visto Una che prova. l'acqua va, non è magari un galleggiante che si usa molto in un'acqua che si muove, ma visto che vorrei provare a pescare queste placchette poco appoggiato sotto consigli di altri pescatori più bravi di me, ho provato a montare questo galleggiante con una lenza un po' più chiusa. No, allora ci chiede, facci vedere una montatura, cos'è? La smonti un attimo una? Vai, va Dai, bene. va, su, facciamogli sto favore. Quale scegli? Quella? Dai, Sì, quella possiamo che. mettere a confronto anche due lenze, non è un problema. Vediamo se riusciamo, Allora, Loris, perché qua col fondo un po' tutto strano, vediamo se riusciamo a mettere. magari andiamo sul secchio.
Ma sì, dai, tanto nel senso, proviamo. Ma con la mano dovremmo riuscire. Ecco, questo lavoro qua lo si fa in settimana, non la sera prima della gara. Perché... Esatto. No. Andiamo a letto che siamo ancora. Allora, vado a vedere qua. Vediamo un po' se riusciamo. Allora, forse si vede, va. Quindi, tac. Dovreste vederlo bene, in realtà. E l'amo. Loris dice, bello vedere Marco lavorare mentre mangio. Buon appetito. Ma anche noi andremo a mantenere i nostri grassi. E beh sì, mi sembra giusto dopo. La pancia non va a calare. Mettiamo magari qua a confronto. Voilà! Cavolo, se riesco a farli vedere bene anche, guarda. Perfetto, quindi là, quella, se vado a vedere il galleggiante, che così vediamo di capire com'erano. Vabbè, dai, ti apro anche due vele, così abbiamo fatto tutta l'operazione completa. Perfetto. Ma qua, qua abbiamo esagerato la preparazione, Tanto abbiamo il sottofondo delle tue vicine che stanno zabettando. Vela 1. Magari adesso andiamo a spiegare cosa abbiamo preparato, che così sembra tutto uguale. Poi ognuno ci mette il suo senso, che magari è un controsenso. Senso contro senso, e dipende un po' uno come vede la pesca. Allora, porca, non vuole star fermo, però adesso ti do una mano, Andrea. No, tanto si è visto, va. Non mi si vede bene. Mi sono piantato l'amo nel dito. Allora catturi domani, perché se buca così bene, va. Tanfete! I rischi del mestiere. Domani naturalmente andremo là, l'acqua è tutta diversa e dovrei cambiare tutto. Però vabbè. Perché ti hanno fatto magari un dispetto, perché... Sì. Scusate, ma... Vabbè, perdi un po' di sangue, tanto si rigenera, dai. Ha bucato bene. Voilà, vediamo l'ultima, che invece questa è. Voilà. Allora, praticamente abbiamo preparato, guarda, ti spiego al volo. Abbiamo messo su la prima, tutti, sui galleggianti, sulla prima vela più leggera, dei finali da 20 cm. Ok. Su questa lenza qui, un po' più pesante, abbiamo messo un finale da 25 cm. Allora, su quello nero col colletto, che è la lenza che vorrei usare a pescare un po' meno in terra, abbiamo preparato un finale da 20 centimetri, scusate, e un bulk posizionato a 30 centimetri. Esatto. I classici tre pallini, un bulk, scusate sempre, e questa vorrei utilizzarla da appoggiato molto poco ai classici 10 centimetri. Ok. Poi abbiamo preparato un'altra serie di lenze con qualche pallino in più sotto, quindi cercando di tenere la lenza sempre molto dritta, dei pallini, la numerazione dei pallini, tanto se vogliamo dire, sono tutti dei 9, queste okay. Qua, su una lenza da 1,5 grammi e 3 grammi ho messo tutto 9. Qui ho presentato un bulk da... a 40 cm, ho messo qualche pallino in più. Esatto. Se vorrei rendere la lenza un pelino più morbida, alzo dei pallini, allargo i pallini sotto e la modifico in modo veloce.
Allora, qua per ora ho messo un finale da 20 centimetri. Se volessi pescare un po' più in terra, allungherei Esatto, sarebbe il il finale. finale e il buco un po' più alto mi permette di fare una pesca un po' più appoggiata senza avere i buchi troppo vicino al fondo. La vela da 3 grammi l'ho montata con un bulk a 35 centimetri, ho messo 4 pallini, un finale da 20 perché anche questa, se domani troviamo l'acqua in un momento che va un po' di più mentre stiamo pescando delle placchette, la vorrei utilizzare o poco appoggiato o non con un appoggio molto Ok. sostenuto, non oltre al finale. Viceversa, se 3 grammi è il peso giusto per la velocità dell'acqua e vorrei cercare dei pesci di taglia, allungo il finale e vado a mettere il pallino vicino al fondo. Mentre il 3, 4, il 4 e 6 grammi, che sono le due lenze, se l'acqua è un po' più sostenuta da tenere ferme, ho presentato la lenza così, con un pallino, due pallini, una torpedo. Lenza stupida, banale, comunque una lenza morbida perché presenta pochissimi pallini, lavora dritta. Ho fatto con questa torpil un modo un po' repentino, ma comunque ti tiene la lenza bella dritta, rapida. Un finale da 25, per questa lenza vorrei utilizzarla con quasi tutto il finale appoggiato. Appoggiato. Perfetto. Facile anche da modificare questa, Sì. accorciamo il finale e ci possiamo pescare un po' meno appoggiato. Sei stato bravissimo. Sì, abbastanza. Guarda, e ti dico anche che sei stato nella mezz'ora. Sì, Mezz'ora abbiamo fatto sei tutto. stato Rapido. fantastico. Dai, abbiamo Capito? preparato tutto. Quindi, diamo Adesso appuntamento a domani, se non hanno domani domande. Beh, circa, vediamo, mezzogiorno. secondo me, 9:30 siamo in pesca, dai. Ok, quindi boh, vediamo poi quando partire con Sì, la diretta. intanto chi è in pausa caffè, Vediamo un chi è in attimo. coda, cose varie, magari accende il telefono. Oppure vi La riguardate la diretta diretta poi. dopo come tutti. Quindi domani noi sveglia presto, Se salutiamo avete tutti. qualche domanda, preparatele, domani vediamo Domani. se siamo capaci di rispondere, se non risponderanno gli altri con noi. Ah, esatto, noi andiamo a mangiare adesso, quindi Sì, buon appetito. riteniamo e finiamo di caricare il furgone, perché Esatto. manca ancora l'opera più O brutta. domani non ti dimenticare di me però, devi caricare No, anche me. sì, I galleggianti, galleggianti, galleggianti. galleggianti che Ricordateci i galleggianti. non li abbiamo presi. Va bene, Ciao a salutiamo tutti, tutti, buona buon serata, buon appetito. appetito. Intanto che passa la moto, finiamo così. Ciao a tutti. Ok.